Caro diario, e qui siamo al 12° giorno di Danimarca e finalmente sono riuscito a vedere questa famosa punta. La famosa punta è qua dietro di me, dove si vedono queste persone qua, che praticamente dove si incrocia il Mar Baltico e il Mar del Nord. Io spero che si senta qualcosa perché qua c'è un vento pauroso, quindi l'audio sarà tremendo. Però è uguale, perché tanto è bello e quindi quello che dico io non conta un cazzo, è bello però vedere quello che c'è qua d'intorno. Allora, Mar Baltico pieno di navi, per lo più penso pescarecci e un paio di navi da crociera. Laggiù in fondo prima, che ha attraversato qua il Mar del Nord, andando in quella direzione là verso il Mar Baltico, è passato un veliero con le vele giù, ma era decisamente un veliero, sai, con i tre alberi delle vele, bellissimo, bellissimo, ho fatto qualche foto. Qui dietro di me verrebbe voglia di camminare, andare in giù, vedere dove va a finire questa spiaggia. Ci vorrebbe un bel po' di tempo a disposizione che io non ho oggi, non ho oggi. E questa è la punta, non è esattamente com'era le foto su internet, anche perché oggi è una giornata veramente brutta, una giornata ventosa, quindi ventosa, uggiosa, con un po' di pioggia, ma però è ugualmente stupenda. Ho fatto una videochiamata con Clo, una videochiamata con mia mamma per fargli vedere un attimo questo posto, perché meritava. Qui c'è un mucchio di gente che ci viene, si fanno le foto insieme di qua di là, io sono solo come un cane. Quindi non c'ho nessuno con cui condividere questo momento, è veramente bello. Specialmente quando prima laggiù il faro, io arrivo con la macchina dall'altra parte. Praticamente avevo la musica nelle orecchie, a un certo punto è partita una canzone che io adoro e mi è apparso il faro davanti. Era un'immagine bellissima, c'ero io, la strada, la jeep, tutta questa steppaglia, questo landscape bellissimo e alieno per quanto mi riguarda, e questo faro laggiù in fondo, bello, bello, però triste non aver potuto condividere quell'emozione con nessuno. È la cosa più ricorrente qua, è la cosa più ricorrente, è bello essere qua, è bello, è fantastico il posto. Il lavoro mi piace, ci sto bene, non ci sto male, però sono solo, dovrebbe avere Clo qua con me, poter vedere queste cose qua insieme. Qua tutti sono insieme a qualcuno. Io sembro un orfanello qua piantato sulla spiaggia, però è uguale, oh. La vita è fatta anche di questi momenti qua. Ora penso che andando in là, tornando indietro, farò una specie di time lapse, vedo un attimo come va, potrebbe diventare una cosa figa. Intanto vediamo un attimo questa punta. Cioè, in pratica, se io continuassi a camminare potrei fare come Gesù Cristo che cammina sulle acque, perché questa è una specie di lingua che si dirama in giù e incrocia i due mari, in pratica. Però quando la marea è un po' più bassa è camminabile per diverse centinaia di metri, quindi è tutta acqua bassa questa. Ma quello che mi fa troppo è che qua alla mia sinistra c'è il Mar del Nord, mentre invece qua alla mia destra c'è il Mar Baltico. E questi due mari qua si scontrano esattamente in questo punto. Ed è notevole l'acqua che sta venendo incontro, giustamente. Ed è notevole questa cosa, veramente notevole. Non penso che al mondo ci sia un altro posto con queste caratteristiche qua. E niente, allora dai, cominciamo il nostro percorso per tornare indietro. Intanto qualche foto l'ho fatta, poi qualche foto la farò anche più tardi, dopo. E intanto volevo provare questo time lapse per vedere come va e se posso fare qualche bella ripresa. Spero che si sia sentito qualcosa di quello che ho detto, perché il vento è veramente tanto. Sto urlando alla camera, così magari qualcosa si capta ugualmente. E niente, dai, caro diario, ci aggiorniamo più tardi, che ne dici?
come previsto il time lapse è venuto una merda, perché mi sono sbagliato. Dovevo premere Hyper Time Lapse, invece ho premuto Time Lapse normale, quindi è venuta una scona a fare. Qua ci sono dei bunker e qua un altro bunker ancora. Qua fare un'indagine non sarebbe male, eh? Dovrei cercare un po' di storia e vedere se ci sono stati degli avvistamenti o delle cose strane, perché io so che qua d'estate fanno praticamente una specie di giornata nottata, che ci sono falò per tutta la spiaggia da cima a fondo, dove cantano e suonano, quindi sono spiagge piuttosto trafficate. Mi piacerebbe sapere se durante la notte intorno a questi bunker c'è qualcosa di strano che succede, così potrei ricominciare la mia carriera da ghost hunter anche qua e vedere quello che potrei scoprire. Ci saranno fantasmi in Danimarca? Visto, il secondo è venuto molto meglio, molto più corto, ma molto meglio. Questa stella qua per terra, quanto è bella! Indica i punti cardinali. Sì, infatti, la punta è proprio là, quindi leggermente nord-est, nord-esteggiante. Sembrerebbe nord-esteggiante. Non un brutto panorama. Il mio pezzo preferito, il faro. Io adoro i fari e quello è veramente un bel faro. Devo andare assolutamente a fare qualche foto col faro. Non potevo non far vedere la mitica Ecto One con il faro dietro. Cioè, questa macchinina, ridendo e scherzando, vecchietta di 20 anni, 200.000 km sulle ruote, mi ha portato fino a Danimarca. E ancora trotta. Wow. Grande. Grande. Buongiorno caro diario, oggi siamo al 13° giorno in Danimarca e ci apprestiamo ad andare al lavoro. Ci andiamo in monopattino, così faccio un bel hyperlapse del posto in cui vivo adesso. Chiudiamo la camera, chiudiamo il bagno. Qui tutto a posto. E prendiamo il monopattino. Ah, il sacco dell'immondizia non è immondizia, sono dei piumoni, dei lenzuoli che avevano lasciato qua nel caso avessi voluto usare. Ma ovviamente no, perché non sono un tipo che gli piace rifarsi il letto, quindi vado benissimo con il mio sacco a pelo. Allora, vediamo se riesco a uscire di qua con il monopattino e la telecamera e tutto il resto senza fare danni. Wow. Vediamo. Cosa comoda di questa porta qui è che se te la chiudi si può riaprire, ok? Quindi non è che se ti dimentichi le chiavi rimane chiuso fuori. Però c'è anche sempre da ricordarti che va poi chiuso, perché se non la chiudi rimane aperta. Là. E adesso è chiusa. Quindi. Uopola! Come mai dico sempre uopola? Ultimamente. Mi viene sempre a dire uopla, 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 uopla. Sembra un deficiente. Avremo
questa una pattina, vedi come mi destreggio. Eccoci qua, sono fuori. Sembra essere una bella giornata. Ora devo trovare il modo di agganciare la telecamera al monopattino e di farlo in maniera sicura, da non tirare giù in terra la telecamera, ma neanche da tirare giù in terra me stesso. Quindi vediamo come posso fare. Che profumo! Erba tagliata di fresco. Perfetto, che ore sono? Ok, le 10:44. Io devo essere al lavoro più o meno per le 11:30, quindi mi rimane 45 minuti di svago prima di entrare al lavoro. Ok, dai, hyperlapse. Visto? Molto facile arrivare qua, molto veloce anche come tragitto. Monopattino sono letteralmente meno di 5 minuti, proprio una volata. Ora faccio un salto qua al supermercato, vedere se mi serve qualcosa per casa. E sono le 10:51, quindi c'è ancora tempo. Magari vado dall'altra parte del centro, mi vado a fare un bel caffè americano con un pochino di latte, cucchiaino di zucchero. E poi niente, e poi al lavoro. Eccoci qua, al supermercato non c'era nulla che mi potesse attrarre, però insomma mi sono fatto un giro dentro, tanto per. E niente, qui il posto dove a me piace prendere il caffè è quasi sempre chiuso, o apre tardi, non lo so, però è questo. Questo casottino qua che vende anche gelato, mi piace prendere il caffè qua perché poi mi faccio tutto questo pezzo qua di ritorno, indietro, vedi? Questa strada qua me la rifaccio a piedi bevendo un caffè e io sono contento. Mi piace prenderlo qua perché quanto è bellino questa casetta qua, questa con il cancello lì fatto tipo con il coso per guidare la barca. Come si chiama il coso per guidare la barca? Il timone, sì, con il timone. Poi quel caffè è anche piuttosto buono, fanno un caffè americano, quella, ovviamente quella brodaglia che è, però a me piace. Vabbè, niente allora, niente caffè. E questo è il mio classico culo, ha cominciato a piovere, ma forte, mi sto riparando sotto un albero io, di quel monopattino non è proprio prudente andare con l'acqua, e sta venendo giù un'acqua della Madonna, proprio... Proprio fortunato sono, questo monopattino stamani, perché ho detto c'è il sole, ma è anche vero che qua in Danimarca il tempo cambia veramente veramente rapido. Ah, ma rapido, proprio rapido, cioè piove, cioè diluvia, non so se si vede in camera, ma sta diluviando. Però conoscendo i precedenti qui in Danimarca, posso dire che magari nel giro di 45-10 minuti avrà smesso? Spero. Vabbè, non è che sono molto lontano dal posto del lavoro, però potrei anche non farla sotto la pioggia. Che ore sono? Sono le 11:04. In teoria ho 25 minuti di attesa, aspettando che smetta di piovere. Mannaggia. Caro diario, oggi siamo in giro e allora non mi ricordo esattamente qual è, a che numero di giorno sono. Comunque è passata più o meno una settimana dall'ultima volta che ho parlato con il diario di viaggio, diciamo. E è lunedì e oggi sono libero, non lavoro. Quindi sono andato praticamente a vedere se trovavo una piccola scrivania in un negozietto dove vende tutta roba usata, tutta a prezzo molto basso, ma tutta roba molto carinissima, veramente roba particolare. C'ero già stato e praticamente l'ultima volta avevo preso tipo un mobiletto con dei cassetti e
mi sono trovato bene, sinceramente, ho pagato poco. Diciamo che panorama, ma è bellissimo. Cioè, penso che non possa essere più un minimo di così. È fantastico. Cioè, è veramente, veramente bello. Veramente, 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 veramente bellissimo. Comunque, allora, ho trovato una scrivania che è tipo uno scrittoio in realtà, perché c'ha il piano inclinato così. Sembra quasi uno scrittoio che magari avevano nelle scuole tanti anni fa, con il coperchio che si apre. Dopo te lo faccio vedere. È veramente bellino. Non si capiva bene il prezzo, quindi ho chiesto alla signora, che era una signora molto bassa, bassa, e tipo Hobbit, e non parlava inglese, parlava soltanto danese, però ci siamo capiti. Cercavo anche un attaccapanni, e ce ne avevano uno, però non era in vendita, era proprio un attaccapanni che avevano loro dentro per appenderci appunto vestiti, perché appunto in questo posto vendono anche vestiti. E quindi quello non ce l'avevano. Ne ho preso un altro che è da attaccare al muro. Ora chiedo magari a qualche mio collega se mi dà una mano a fare due buchi nel muro per appendere un attaccapanni. Cioè è una bischerata, però visto uno ci appende il giacchetto, la felpa, invece che appoggiarlo su una sedia l'appendi, cioè capito? Speravo di trovarlo. Non l'ho trovato. Comunque va bene, tutto ok, oggi è una splendida giornata, splende veramente il sole e sto tornando in direzione di Skagen, mi manca 8 km e mezzo più o meno, e per la strada qua tra gli alberi ho visto già due falchi belli, non so se erano falchi o pilotti, insomma erano marroni con queste grosse ali, uno mi è planato proprio davanti e un altro l'ho visto che stava atterrando su un albero là da una parte. Comunque è bellissimo, cioè lo scenario è fantastico, cioè guarda qua. C'ho la sensazione come se... Facciamo un gioco, per esempio, se uno ti catapultasse in un posto che te non sai che posto è, ti mettono lì nel mezzo e ti dicono dove sei, uno farebbe ovviamente, ricorrerebbe alla memoria visiva che ha di quello che può aver visto nei film, nel cinema, roba del genere. Se mi catapultassero qua, io direi che sono tipo in Nord America, Canada, cioè non penserei mai di essere in Danimarca. Ogni volta che esco leggermente dal centro, che il centro ha questo look puramente nordico, che si vede queste tette a punta, spioventi, fatte appunto per le piogge, per la neve, se uno appunto non vedesse questa tipica architettura nordica, quando è fuori qui nel countryside, penserebbe a tutto tranne che è in Danimarca, cioè penserebbe appunto che è in vicino a qualche foresta canadese o roba del genere. Cioè questa è l'impressione che mi dà a me, e sai, me l'ha data fin dal primo giorno, fin da quando ho percorso questa strada per arrivare la prima volta. Solo che quando l'ho percorso la prima volta ero veramente stanco, perché era tipo 27 ore che stavo viaggiando, quindi. Però ora che me la sto ripercorrendo e piano piano, infatti faccio la coda dietro, non me ne frega niente, la sto facendo piano piano, tranquillo, mi sto godendo proprio questo panorama e è tanti punti, veramente tanti punti, è bellissimo. Ed eccoci a casa. Allora, oggi è il 19° giorno che sono in Danimarca e mi ero scordato di dirlo prima, e questo è quello che ho trovato a questo negozietto dell'usato. È bellissimo, è tipo un vecchio appunto tavolino da disegno, io l'ho un po' adattato a scrivania, diciamo. Ci ho messo il computer, qua c'è l'hard disk, tanto uno me ne basta, la tastiera, il mouse e vari cavi come sempre.
Le cuffie sono appoggiate laggiù per terra, ma normalmente le farò stare qua sopra all'hard disk. Direi che è una soluzione piuttosto ottimale, sono proprio contento di questa cosa. E adesso vado a fare un giro fuori, mi godo il resto di questa giornata libera, sono le 5 del pomeriggio, piena luce, ci sarà luce fino a stasera alle 11 e quindi vado a fare un giro col monopattino, penso che tornerò verso il faro, mi porto dietro la macchina fotografica e faccio qualche foto street, perché ho scaricato le foto che ho fatto l'altro giorno. Mi piacciono, però si vede che c'era un po' di frettolosità, perché ero con la macchina, dovevo scendere di macchina, trovare inquadratura, trovare il parcheggio, cioè era un po' complicato. Invece se vado col monopattino, mi metto la macchina fotografica addosso, quando vedo qualcosa che mi piace, che mi attira, mi fermo, faccio la foto e via. Quindi dai, andiamo! Oggi è l'ora appunto fuori col monopattino e sono arrivato proprio qua al faro. Questo è il faro, veramente alto. E poi cosa simpaticissima, questi sono dei binocoli, un binocolo. Praticamente ci guardi dentro e sarebbero per vedere praticamente gli uccelli. Io ci stavo guardando le barche laggiù in fondo. E figo, fighissimo. Di solito queste cose qui le fanno pagare a gettone. Io l'ho visto che devi mettere il gettone, se non tu a fuoco. Puoi guardare quello che vuoi in pratica. E sto vedendo appunto queste immense, grossissime navi laggiù in fondo, sono tutte piene di container. Sono tutti dei container e ce n'è una che si chiama Not. C'è una nave da crociera anche, Aida Diva, Aida, veramente, veramente bello, cioè, mi sembra strano che non ci sia nessuno qua, se mi faccio un giro, qua c'è tipo una specie di struttura, il monopattino penso non lo verrà nessuno qua, non so se è un locale, un qualcosa. È vuoto, c'è anche l'eco. Guardate voi che bello questo mappamondo qua, un'opera d'arte. Ah no, non è un'opera d'arte, c'è scritto. Praticamente questo ti fa vedere Global Migratory Bird Flyways. Queste linee rosse praticamente sono il tragitto che fanno gli uccelli migratori. Vedi che ce n'è una specie appunto che da quassù si fa tutta la Norvegia, Svezia, Danimarca, Francia, Spagna, Africa. Wow, guarda, sono al faro e rieccolo da lassù, un bellissimo faro, gente che passa in bicicletta laggiù. Non so neanche se li sto indicando bene. Li sto indicando? Non ci vedo. Sì, vabbè, sono passati dietro di me comunque.
foto l'ho già fatta oggi, eh. In effetti con il monopattino è molto più facile arrivare qua e ti fermi. Devo anche mettere il cavalletto, mi fermo proprio, ma no, me lo tengo appoggiato addosso, faccio la foto che voglio fare e riparto. Niente di più facile. Passa la sabbia, sabbia finissima, bianchissima e finissima. Portato 50 mm, ho fatto un grande errore. Mi sono portato soltanto una lente di 50 mm, dovevo portare il 35 invece, se non il 24. 50 non è proprio la lente adatta per fare le foto qua, perché mi devo allontanare tantissimo dai soggetti. Però questa è una bella cosa. Se volessi fare la foto al faro ora, praticamente dovrei andare nell'acqua. Costante in Danimarca. Nulla, fa già ridere così. Imparato a guidare il monopattino con la mano sola. Difficile, è facile, dai. Diario, il piano era che io volevo andare a fare qualche foto al tramonto a un certo punto, mi sarebbe proprio garbato. Solo che, wow, temperatura fa un po' briscola, è un pochino freschino fuori, senza felpa, senza giacchetto. Però c'è il sole, perenne qua. Praticamente sono le 8:10 di sera. E c'è ancora il sole come se fossero le 2 del pomeriggio. Cioè, incredibile. La cosa normale qui alle 11 di sera, al momento ancora c'è chiarore. E alle 4 del mattino, alle 3 e mezzo,
4 comincia ad esserci ancora chiarore. Qua non viene mai buio, viene quasi mai buio. E dice che aumenterà ancora la luce. Non siamo ancora al picco massimo. Quindi niente, siccome è venuto un certo languorino, penso che ora vado a mangiarmi una pizza fuori. E poi chiamo Clo, la videochiamo. Dopodiché mi rimangono due cose da fare. Devo andare a fare bucato e ti faccio vedere come si fa perché ancora non te l'ho mai mostrato, caro diario, e perché anche quella è una cosa singolare, per niente intuitiva, però insomma mi sono abbastanza destreggiato nel farlo ultimamente. Che devo fare il bucato e poi vado in cerca di fare qualche bello scatto magari al faro, torno, tanto per cambiare come se non ci fossero altri posti, però mi piace, era una vita che sognavo di vivere accanto a un faro e me lo sto proprio sfruttando al 100%. Se che torno al faro e cerco di fare qualche foto al crepuscolo. E sarà abbastanza facile, penso, perché qui il crepuscolo dura ore, mentre in Italia il crepuscolo è una cosa molto breve, nel senso che in questione di mezz'ora la golden hour è già andata in Italia. Invece qua per fortuna il crepuscolo dura veramente tanto, quindi penso che farò appunto questo. Perché sono venuto in cucina? Non vengo mai in cucina, perché sono venuto in cucina?